Il Partito Socialista di Salerno in campo sempre sui temi di grande attualità. Dire no alla violenza sulle donne è stato da sempre un must anche del partito, ma ancor di più da quando esiste il coordinamento, perché il partito punta sulle donne e su quanto possono dare non soltanto all'interno di un sistema partitico, ma anche all'interno di una società. Sì, la valorizzazione della donna e soprattutto la difesa della donna contro la violenza sempre troppo dilagante è proprio l'incipit di un ciclo di seminari, di sessioni, di incontri che il gruppo donne del Partito Socialista ha voluto portare avanti e realizzare per avvicinare il mondo delle donne alla politica e per attenzionare il problema, il disagio delle donne rispetto alla politica, troppo spesso distratta da altri argomenti e magari diciamo, che va chiamata ad un intervento più serio e concreto. Si parte da Nocera, si fanno una serie di iniziative in giro per la provincia, Angri, Albanella, la stessa Salerno. Nel volgere di pochi mesi si parlerà di tutela delle donne, di quanto la regione sta facendo nel piano strategico per le pari opportunità. Non a caso l'inizio di queste sessioni è affidata ad un'iniziativa alla quale parteciperà Chiara Marciani, assessore alle pari opportunità della Regione Campania, proprio perché la Regione Campania sta lavorando davvero in maniera molto vigorosa per i problemi delle donne. E Gabriella Marotta, che è la nostra responsabile provinciale per le pari opportunità, che fa parte anche della Commissione regionale per le pari opportunità, diventerà il fulcro intorno al quale proveremo anche a contribuire ed arricchire il programma già esistente della Regione Campania con altre ipotesi, altre proposte e quindi con altre iniziative. Guardi, questo governo ha tanti elementi negativi dai quali diciamo, noi traiamo soltanto preoccupazioni. C'è il problema delle donne, c'è il problema del Sud, mancano ministeri importanti e si fanno delle scelte attraverso le scelte delle deleghe date ai ministeri, sicuramente si pongono anche gli obiettivi di questo governo. Sono davvero preoccupato perché queste scelte certo non lasciano presagire momenti positivi per il Paese, né per il Sud, né per le donne, nemmeno per le fasce sociali deboli. Guardi, questo è un governo che politicamente a mio giudizio è debole, è pieno di contraddizioni e soprattutto rischia di far tornare il Paese molto indietro nei temi più importanti che riguardano anche le donne, dell'avanguardia sui diritti civili, che pure avevamo costruito con grande fatica, grande difficoltà e tante lotte. Rischiamo di tornare indietro, rispetto alle fasce più deboli, alle fasce altre diverse da quelle ordinarie, tra virgolette, per come vengono considerate oggi, ritornare indietro sulla legge sulla fecondazione assistita, ritornare indietro sull'apertura delle unioni civili e quindi di una famiglia diversa, rischia davvero di riportare il Paese indietro e di non essere al passo con i tempi per quelle che sono le nuove sfide e quello che è l'esistente. Al di là di quello che ognuno di noi pensa sui singoli argomenti e come si pone sui singoli argomenti, laicamente dobbiamo ricordarci che un Paese è tenuto a regolamentare, ad attenzionare tutto quello che si muove in un contesto territoriale. Ed è chiaro che le famiglie esistono non soltanto quelle ordinarie e quindi la prospettiva di avanguardia che aveva fatto il Paese, i passi in avanti che aveva fatto il Paese, rischiano oggi con la messa in discussione da parte di questo governo di tornare indietro e di farci tornare indietro. E guardi, su questo non c'è tempo da attendere, noi non abbiamo grandi possibilità. Ci sono paesi come la Spagna che dimostrano anche in temi sul tema dell'immigrazione, ricordiamo che su questo si fa tanto populismo e tanta demagogia, ma sul tema dell'immigrazione l'Italia, come è stato reso noto dai numeri, è uno dei paesi nei quali c'è la più bassa percentuale di immigrati in entrata. E noi oggi in Italia pensiamo che davvero tutti i problemi siano legati all'immigrazione. È un paese che torna indietro, è un paese che non è accogliente, e però quando l'Italia fa passi indietro c'è sempre chi è più all'avanguardia. Il governo Sanchez, socialista in Spagna, ha dato un grande segnale di civiltà rispetto al quale siamo chiamati a fare passi di modernità e di modernizzazione che questo governo non garantisce. Maria Gabriella Marotta, del coordinamento donne del Partito Socialista di Salerno, ma anche componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania. Il coordinamento donne del Partito Socialista di Salerno ha deciso di scendere in campo con un ciclo di incontri in giro per la provincia di Salerno per fare rete. Non a caso il titolo Intrecci, perché la soluzione va ricercata tra gli intrecci? Certo,
Certo, sicuramente intrecci, perché sinonimo di intrecci è proprio rete, ed è quello che noi stiamo facendo da un lungo periodo di tempo. Questo ciclo di incontri e di seminari che avverrà su tutto il territorio, insomma, stiamo cercando di lavorare sempre di più sui territori, e abbiamo detto infatti a misura di donna, io dico anche a misura di territorio, perché ci facciamo portavoci delle nostre idee, dei nostri progetti, ma raccogliamo anche le problematiche che ci sono sui territori. Non a caso abbiamo scelto degli argomenti per sensibilizzare proprio quelle che sono le più importanti e significative difficoltà di quel territorio. È importante, non lo sapevamo, abbiamo cominciato proprio con le pari opportunità, con il piano strategico messo in campo dall'assessora Chiara Marciani, che sta facendo un lavoro splendido su tutto il territorio, e ben venga, visto e considerato appunto che il nostro governo ha ben pensato di abolire il Ministero delle pari opportunità, quindi diciamo che siamo tornati indietro di tantissimi anni, quindi è importante ricominciare a questo punto e proseguire con maggior vigore su questo lavoro di sensibilizzazione e di idee a misura di donna. Del resto il coordinamento si è sempre interessato della tutela e dei diritti di genere. Non per niente qui abbiamo lo sportello di SOS Diritti, non soltanto lo sportello di SOS Diritti, ma anche uno sportello di aiuto per il disagio lavorativo e per il mobbing. Quindi il nostro scopo è anche questo, cercare di dare delle soluzioni a dei problemi che sembrano essere i soliti problemi, ma in maniera differente, soprattutto anche informare su dove rivolgersi in caso di aiuto, perché mi sono resa conto che tante persone, tanti sportelli, tanti centri non li conoscono, e quindi è bene cominciare su tutto il territorio. Che cosa è emerso dagli sportelli e appunto dagli incontri che in queste settimane avete tenuto non soltanto presso la sede del partito, ma anche presso gli altri sportelli territoriali? Allora, sicuramente l'attenzione sulla violenza delle donne, che ormai è chiaramente quotidiana, e emerge sempre questa cultura purtroppo patriarcale, siamo sempre lì, quindi è bene comunque portare avanti un discorso di cultura, e ultimamente nello sportello sono stata attenzionata sui minori, e minori che subiscono violenze in famiglia, e nel prossimo ciclo di incontri cercheremo di approfondire anche questo aspetto molto, molto importante.